Ciao a tutte Zucca Lover, questo video sarà diverso dal solito perché ho notato che nel gruppo Zucca Lover ci sono alcune ragazze che mi raccontano delle loro esperienze, nel senso che si trovano in periodi della propria vita un po' difficili o perché hanno delle situazioni familiari un po' particolari, piuttosto che sono pressate e stressate dall'università e posso anche capire. Quindi ho deciso di raccontare la mia esperienza. Che è stata quella di essere bocciata ben 4 volte. Sì, ragazzi, sono stata bocciata 4 volte, adesso vi racconto cosa è successo. Partiamo dal presupposto che sono sempre stata una che ha amato studiare, quindi ero una che studiava parecchio fin dalle elementari. Infatti mi ricordo che io tornavo a casa e facevo il riassunto del riassunto, lo dicevo ad alta voce 300 volte, lo sapevo veramente a memoria. E usavo anche la tattica dell'immaginazione, tra virgolette, quindi ripercorrevo mentalmente tutti gli avvenimenti della storia, ma proprio facendomi dei film per memorizzarli meglio. E mi portavo anche avanti negli argomenti che potevano essere di matematica, perché amavo tantissimo le materie scientifiche. Poi inizio le medie, anche lì va tutto bene. E finisco i miei 3 anni di medie e intraprendo il percorso del liceo scientifico, ed era uno dei più difficili del mio paese, perché appunto il liceo scientifico che c'era nel paese in cui abitavo era veramente difficile per i professori, era risaputo questo. Vabbè, faccio il mio primo anno, vengo rimandato ovviamente in latino perché con il latino non mi sono mai trovata tanto bene, ma continuo, faccio il mio secondo anno, rimandato ancora in latino, il mio terzo rimandato ancora in latino, ma fa niente e vado avanti. Finché non arrivo al quarto anno, purtroppo il quarto anno è stato molto particolare per me perché ho avuto delle situazioni familiari tostissime e ho purtroppo, diciamo, abbandonato la scuola perché non riuscivo a gestire tutte queste cose. Quindi decido poi di rifare, adesso lo sto raccontando in leggerezza perché poi i problemi quando li passi li racconti veramente in leggerezza. Ai tempi uno pensa che sia la fine del mondo, chissà cosa farò della mia vita, ma quando poi lo racconti in questo modo qua. Niente, poi decido di rifare la quarta. E mi iscrivo ad un altro istituto che si trovava in un altro paesino, sempre in provincia di Brescia. Quindi mi iscrivo in un altro istituto e rifaccio la quarta. Mi trovo davanti il professore italiano che esercita del mobbing pesante, scrive anche delle cose strane. Io ho sempre preservato la mia dignità e lo farò per sempre, quindi diciamo, mi sono sempre mostrata molto fredda e distaccata, e nonostante lui mi facesse trovare in situazioni veramente poco piacevoli, e quindi, nonostante tutto, io vado comunque avanti, studio le mie materie scientifiche, avevo una media veramente alta nelle materie scientifiche anche perché stavo rifacendo la quarta, e poi quel liceo era anche molto più semplice rispetto al liceo mio precedente. E niente, vengo rimandata ovviamente in latino e in italiano e vengo bocciata con la media del 5,5-5. E niente, nonostante tutto, io avevo l'obiettivo che dovevo prendere questo benedetto diploma perché dovevo andare all'università, quindi non demordo, rifaccio la quarta per la terza volta. Quindi rifaccio la quarta, il professore cambia, magicamente lui sparisce dalla circolazione, va a lavorare nel sud Italia, probabilmente aveva paura che io facessi causa o facessi qualcosa, ma fa niente. Mi ritrovo un'altra professoressa che era parecchio razzista, non riuscivo a gestire la pressione, decido di finire gli studi a Torino facendo 2 anni in uno. Mia mamma con 3.000 sacrifici mi paga appunto questi 2 anni in uno e scopro che in realtà tutti questi esami, sia l'esame della quarta, perché quando fai 2 anni in uno a maggio tu devi dare gli esami della quarta, e una volta passati poi devi fare altri esami e per poi fare l'esame di stato se li passi tutti. Scopro che in realtà io potevo dare questi esami solamente nel mio paese di residenza, perché io ero andata a Torino da mia zia, perché volevo appunto scappare dai problemi, ma in realtà non si deve scappare dai problemi. E quindi vado da mia zia, dopodiché ritorno nel mio paese di residenza per fare poi questa serie di esami, passo i primi esami e poi vengo ammessa all'esame di Stato. Quindi niente, arrivo all'esame di Stato e passo col 54, quindi voi direte questa qua è veramente stupida. No, in realtà penso di non essere stupida.
ma semplicemente, diciamo, il destino non era dalla mia parte, nonostante i miei impegni, i miei sforzi, evidentemente dovevo veramente ancora lottare. Ma io sono una persona che quando si pone un obiettivo, nonostante le difficoltà, gli ostacoli, sono veramente molto molto testarda. E quindi nonostante tutto, non passo gli esami, ovviamente avevo anche, diciamo, una certa età, e non mi sentivo di rifare comunque un liceo o una scuola, giornaliera, ecco. Decido poi di iscrivermi al serale, non esistendo un percorso scientifico serale, devo fare completamente un altro percorso. Quindi decido di fare un istituto tecnico commerciale. Soltanto che non avendo mai fatto quelle materie lì, non potevo essere ammessa direttamente alla quinta, per cui mi fanno ritornare indietro in quarta, quindi faccio la quarta in questo percorso serale e poi faccio la mia quinta, do l'esame, finalmente dopo non so quanti anni riesco a prendere il mio diploma e niente, do il mio esame, prendo il mio diploma. Mi iscrivo poi all'università, nonostante l'età, nonostante tutto questo non vuol dire niente perché per fare determinate cose non bisogna assolutamente vedere l'età, perché molte persone cambiano la loro vita a 40 anni piuttosto che a 50, piuttosto che a 20, non esiste l'età quando si ha un obiettivo e quindi io faccio il mio percorso universitario. E faccio i miei primi 2 anni che vanno, devo dire, anche molto bene, ma poi mi si presenta l'opportunità di aprire appunto l'attività e quindi da lì poi nasce tutto il resto. Quindi questo video voglio semplicemente dirvi che non dovete mai perdere di vista il vostro obiettivo perché quando si ha un obiettivo veramente chiaro ci si deve aggrappare veramente con unghie e ossa, con tutto il corpo. E si va veramente dritti per quella strada. Infatti, questo l'ho provato anch'io sulla mia pelle. Quando si ha proprio un obiettivo, anche perché io ho sempre avuto l'obiettivo di avere un'attività, mi sono aggrappata a questo obiettivo da quando avevo 12 anni e alla fine ce l'ho fatta. Non ho ancora raggiunto quello che mi sono sempre prefissata. Ci vuole ovviamente del tempo. E quindi questo vuole essere semplicemente un video esplorativo. Spero di non avervi stufato con questa storia e fatemi sapere se avete delle situazioni che volete superare o quant'altro e magari se vi interessano questi format di video posso farne altri.